ragazzi, ieri è stata la giornata dei grandi divi dello sport italiano colpiti dal coronavirus. Signor Valentino Rossi, ma anche la signora Pellegrini in lacrime. Io non ho nulla contro Pellegrini, per carità, non do giudizi su nessuno. Perché fa paura questa cosa, fa paura. Cioè... sta tenendo un diario, stamattina aveva il mal di testa e poi le è anche passato. Che roba è? Beh, guarda, ti assicuro che qualcuno è stato veramente gamba, molto ma che male. Quella volta, ma certo, che la Pellegrini si rompe una gamba. Cioè, cosa voi cazzo sembrate fare? due ganassa, che non hanno paura di niente. La paura è normale che ci sia. Io ad esempio non è che ho paura, non ho paura, lavoro, vado ai convegni, faccio la mia vita. Tra me e la Pellegrini, sai qual è la differenza tra me e la Pellegrini? Che io l'età della Pellegrini avevo già avuto 15 operazioni in mestizia totale. Ho capito, ma che vuol dire? E la vita è fatta anche della sofferenza, ragazzi. E non puoi piangere per una puttanata, per un mal di testa. Ma alcune cose sono evitabili. Piange per un mal di testa. Alcune cose sono. Ma perché intervieni sul dolore degli altri? E per una gara del cazzo da milionaria per una gara del cazzo che le sfuma. Ecco l'odio sociale. Figli, cosa deve fare? Uno che incassa integrazione con quattro figli, cosa deve fare? Ma dai! Ma perché il dolore della... perché non puoi capire anche il dolore della Pellegrini? La Pellegrini, no, non lo capisco. È una persona privilegiata e deve rendersi conto del privilegio. Ma la malattia è uguale per tutti, che vuol dire? Ma la malattia è uguale per tutti? Non è uguale per tutti. Il dolore non è uguale per tutti. Ma come no? È molto meglio piangere a casa della Pellegrini che piangere a casa di uno sottosfratto. Bene, d'accordo. E quelle lacrime sono... ma questo siamo d'accordo, ma per carità. Sono irrispettose verso il dolore vero. Ma che c'entra? Fa il pauperista da quattro soldi. Il pauperista dall'albergo. Dall'albergo. No. No, è il pianto di una ragazzina viziata. Quello è il pianto di una ragazzina viziata. Ma lui vive in un albergo come un nababbo sudamericano e un dittatore. Sì, vive in un albergo come quei dittatori grassi. Io ho fatto la gavetta, caro mio. Ma quale gavetta? Buonasera a tutti. Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Quindi sono positivo al Covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì dovevo partire per l'ISL a Budapest. Non so se ridere o piangere, anche se, come si può vedere, ho pianto fino adesso. Come al solito Daniela Martani con noi, eccoci. No, qui, ma chiedi scusa, qui. Però Gottardo chieda scusa perché? Alla Pellegrini. Perché il suo dolore va capito. Lei dice mi dispiace che non posso fare le mie attività. Il dolore di una persona che deve. Ma mica solo per quello è addolorata. Ma che c'entra? Perché non può fare le sue attività normali. È un dolore comprensibile. Zlatan Ibrahimovic non si è mica messo a piangere come una mammoletta. Ma cosa? Ma le persone. Ma che vuol dire? Martani su questo, bello questo scontro. Ma Martani, vai. Che ne sa? Non è né un campione, è una disperata, una spaccapata di casa. Che ne sa di sta roba? Ancora, è una sciroccata. Lecchino del governo. Ormai lo sappiamo, no? Tanto ormai. Sciroccata. Pellegrini, il caso emblematico della Pellegrini, che praticamente è positiva al coronavirus, ma scusa, è asintomatica. Daniela, ma che sei collegata con l'auricolare per caso? No, Viva voce. Con il mio telefono, mi senti bene ora? Non lo so, boh, sì, ti sento, ma c'è un rimbombo nella stanza, vai, dimmi, dai. No, non fa niente. La Pellegrini piange, ma mica perché c'è il coronavirus, ma che non può andare a fare la gara, perché lei non ha assolutamente nulla, certo. È asintomatica. Ma che vuol dire? Come il 99,9% degli italiani, adesso sparano questi 10.000 casi, 10.000 positivi, oddio, cioè se senti il telegiornale, sembra un bollettino di guerra, cioè stiamo arrivando a dei livelli di follia assoluta, la maggior parte delle persone sono asintomatiche come la Pellegrini, come quell'altro, come si chiama quello che corre con le moto? Valentino Rossi. Marcuzzi, che il giorno prima era positiva, il giorno dopo era negativa, ma com'è possibile questa cosa? Come quello delle Iene, come tutti quelli delle... Oh, ma tu avevi mai sentito un VIP che è andato
andata a finire in terapia intensiva o ricoverata in ospedale. Quello che faceva alla Rai e poi è andata a Mediaset, come si chiama? Dice che è stato malissimo, non lo so, qualcuno è stato malissimo, su questo non c'è dubbio, qualcuno è stato malissimo. Giacobbo è stato malissimo, come tante persone fanno male anche per altre patologie di cui non parla più nessuno. Ti occupi di far pascolare dei cani, ma com'è possibile che parli di questa roba? 6 milioni e mezzo di persone nel mondo sono morte di tumore, 1 milione è morto con il coronavirus, perché tanto qua aggiungono morti, persone che sono morte peraltro, per l'altro persone che stanno in terapia intensiva, cari signori, stanno in terapia intensiva perché entrano peraltro, risultano positive il tampone, perché adesso nel momento in cui metti piede all'ospedale pure per una cazzata ti fanno il tampone, lo capite sì o no? La maggior parte delle numeri vanno rivisti. Comunque la Pellegrini, giustamente, scusami, hai detto l'ottimo Garramone. L'ottimo Garramone, grande autore televisivo, mi segnala una cosa: che la Pellegrini aveva febbre, non è asintomatica, aveva la tosse. Aveva la febbre. Quindi non era asintomatica. Quindi vuol dire che sei una scappata di casa, vuol dire che non sai neanche quello che dici. Ma cosa c'entra il governo con la Pellegrini? Senti, per favore, porta a pascolare i tuoi cani. Porta a pascolare i tuoi cani. Fatti leccare dai gatti. Fatti leccare dai gatti. Fai la cantante. Ma io non ci penso in alcun modo. Soprattutto la cantante. E fai anche la cantante, esatto. Fra una leccata di gatto e una leccata di Parenzo, uno potrebbe anche scegliere la leccata di gatto, oggettivamente. Insomma, se fosse. Ma io no, di gatto. Guarda, non ambisco in alcun modo a sfiorare neppure con una canna da pesca questa scappata di casa. Ma guarda, Parenzo, la cosa è reciproca. Io infatti non so tua moglie come fa a non ti preoccupare. Non ti preoccupare che fa. Non ti preoccupare che fa, cara signora. Questi qua hanno scopato soltanto quando hanno dovuto mettere al mondo i figli, perché non mi sembra che abbiano questa attività sessuale così, insomma, importante. Questo è pesante. Ma che ne sai tu? Guarda che sono uomini che trasudano sessualità, posso dirti cosa trasudi tu? Tu e le tue canzoni e il tuo, guarda, preferisco quando canti, arrivo a dire che preferisco la Martani cantante, e dico tutto, preferisco la Martani cantante alla Martani che si occupa di queste cose, alle Martani che si occupa. La tesi di base di Daniele, che mi occupo, la tesi di base su questa di Daniela, su tutto quanto questa vicenda del coronavirus, lasciamo perdere un delirio, perché lei non è allarmista e su questo c'ha perfettamente ragione, vuole continuare a fare la sua vita mentre stanno in parte distruggendo l'economia di questo paese. Sai perché Parenzo parla? C'è il culo parato. Sono le persone che non hanno più il lavoro, dove lavori in radio, vieni pagato, caro. Invece ma io sono una partita IVA, non sono mica assunto. Io sono una partita IVA, se sono assunto, ma non sono assunto. E che vuol dire? Se la trasmissione chiude anch'io, Sei parato, sei parato. A questo punto, guarda, dai, ti prego, sei parato. Ma comunque tu devi provare a vivere con 600 euro, con 1800 euro per 8 mesi. Vediamo se ce la fai. Dai, proviamo, no? Ma vediamo pure questi del governo. E cosa c'entra questo? Vuol dire che alle partite IVA fino adesso hanno dato 1800 euro, 1218. Però tu col bonus vacanza sei andata in Sardegna, vecchio rimprovero che ti hanno fatto. No, io non sono andata in Sardegna col bonus vacanza. Io sono andata con i soldi miei che mi sono messa da parte lavorando l'anno scorso anno, va bene? Però chiaro che se poi non lavori per tutto l'anno, sti cazzarola di soldi finiscono, chiaro? Quindi, ma poi scusami, lei oggettivamente non ha figli, ha 4 cani, quindi è una stracciona, e quindi quei 4 soldi che si è messi da parte è andata in Sardegna. Che deve fare? Andata a spese di qualcun altro in Sardegna, qualche ricastro l'avrà ospitata, capito, e l'avrà offerta. Appunto, mi hanno pagato le sere, che cosa vuoi?
C'è un altro elemento che è successo in questi giorni. In questi giorni è successa un'altra cosa. L'europarlamentare di Forza, no, di Fratelli d'Italia, Berlato, cacciatore e uno dei capi della lobby dei cacciatori, perché per me è assolutamente legittimo, vuole presentare una proposta per equiparare ai terroristi chi va a rompere i coglioni ai cacciatori, a chi va a pesca, eccetera, eccetera. Per me è giustissimo. Chi va a rompere i coglioni a questi? Vabbè, ci sono... ogni volta che esci con queste cazzate, capito? Ma ci sono dei gruppi organizzati di persone col passamontagna che vanno a rompere il cazzo. Ma sono i cacciatori che rompono il cazzo alle persone normali che vogliono andarsi a fare una passeggiata in un bosco e devono avere paura di prendersi una pallottola. Cioè, fanno benissimo quelli che vanno a rompere il cazzo ai cacciatori, non ho capito. Assolutamente sì, ma questi minchioni vecchiacci, tra l'altro, sono tutti dei voracci che non hanno un cazzo da fare. Cioè, la verità è che siccome vivono nei paesi, ma non dire cazzate, dai, su, ma cosa dici? Pensano che l'unica attività ludica della loro vita, dunque, è giusto andare a rompere i coglioni con dei... Ma sono loro che rompono i coglioni, ma tu non, cioè, sai, ma è giusto andare lì a danneggiare i loro arsenali. Ma sono loro che danneggiano, quelli sparano pure addosso alle case, addosso alle persone. Ma non dire, ma non spara nessuno addosso alle persone, non diciamo cazzate, dai. Possono entrarti dentro al tuo terreno. Dunque è giusto andare a fare danni dove lasciano i fucili, dove lasciano. Assolutamente sì, ma io vado con la mazza, capisci? A questi bisogna colpirli con le mazze, capito? Ma come colpirli con le mazze? No, assolutamente, con le mazze è violenza, colpirli con le mazze, porca puttana. Sono degli esseri pericolosi che girano, poi dei vecchi, capito, che manco ci vedono, ti tirano, che sparano così a casaccio, capito? Scusami, però c'è anche Roberto Baggio. Ma delle volte si ammazzano pure tra di loro. C'è anche Roberto Baggio, c'è anche Roberto Baggio tra questi qua. Roberto Baggio è un finto del, ma guarda, poi ci becchiamo le denunce, è un finto buddista. Lui dice di essere buddista, ma il Buddha non va ad uccidere, non ha mai andato ad uccidere proprio un cazzo di nessuno. Grande cacciatore, Roberto Baggio, grande cacciatore. Lui dovrebbe consegnare il gonzon indietro, perché lui non si può definire un buddista. Bellissima quella foto con la panda 4x4 verde, stupenda, da caccia, in tenuta da caccia. Dai, poraccio, cioè pure questo, un altro che ha smesso di giocare a calcio, non c'ha più niente da fare, e allora va a caccia, capisci? Ma che è un assassino pure lui, un assassino pure lui, un assassino pure lui. Io una volta l'ho portato in aereo, in Argentina, perché lui andava a fare caccia grassa in Argentina. E beh, che male c'è, è stupenda. Che e gli hai servito, il vino? E gli hai servito il primo in prima classe? No, guarda, ne vuole ancora, signor Baggio? Signor Baggio? Ma prego, ma se vuole anche toccarmi il culo, signor Baggio. Io non sono una vecchina, capisci? Non sono come parecchio. Ma non ho capito una cosa, perché non ho capito. Tu cosa hai detto? Non lo so. No, cosa ha detto? Non ho capito cosa ha detto. Io pur di lavorare, cos'è che ha detto lei? No, ripeti cos'hai detto. Tu non sei, ma io pur di lavorare, cos'è che hai detto? Lo puoi ripetere? Non cos'hai detto? Non ho sentito bene. Dai, non rompere le balle. E io, cosa hai detto? Cosa pur di lavorare, io adesso? Cosa, che sei un lecchino? Che sei un lecchino? Fammi sentire, io pur di lavorare, ma sulla base di che, qual è il dato? Perché lo sarei? Ho detto che pur di lavorare sei un lecchino. E che dove lo farei? Spiegami. Al governo, ha detto. Cioè, siccome a te non ti invita nessuno perché ti considerano una stracciona, a tutti gli altri che vengono invitati a fare delle cose, per te sono dei lecchini. Stavo a Mediaset ieri e l'altro ieri, esatto. Quindi sei a leccare, ma ti invitano perché sei un pagliaccio. Siccome sei un pagliaccio, gli fai comodo e ti invitano. Fermi tutti, perché ragazzi, dici delle stronzate. Stavo parlando di caccia. Io voglio capire una cosa: tu, uno come Roberto Baggio, lo consideri un criminale, un assassino? Come lo consideri? Ma scusa, ma tu, uno che va in giro, è un assassino, sì o no? Senza paura, non avere paura delle querele. Se lo consideri un assassino, dillo chiaramente. Ma chi le querele? Ma dillo che è un assassino, dillo che è un assassino, non c'è coraggio. I cacciatori sono degli assassini, va bene? Fermi tutti. Ciao. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità?